Salve a tutti dal canale White Zebra Finches. Scusate per il lungo periodo che non ho postato nuovi video, ma il problema sempre del tempo atmosferico, che anche oggi c'era un bel cielo azzurro e ora è tutto grigio. Però non posso più aspettare perché questo tempo è perennemente brutto. Poi scusate, c'è anche una sega elettrica che fa confusione, insomma, praticamente c'è un po' di tutto. E va bene, vi volevo far vedere come sono cresciuti i 5 diamanti mandarino che c'erano nell'altro video, della coppia del grigio dorso chiaro e la femmina bianca. Uno è deceduto, anzi una perché era una femmina dorso chiaro, la terza femmina perché ora sono due maschi grigi e due femmine dorso chiaro. E quell'altro, l'altra non si sa come mai, è uscita dal nido che non stava bene e poi dopo circa una settimana è deceduta. E vabbè, può accadere. Adesso ve li mostro. Eccoli qua. Allora, in questo momento sono molto brutti, poverini, perché stanno facendo la muta per avere la livrea adulta e quindi sono proprio in mezzo alla muta. Potete vedere i due maschietti grigi che cominciano a mettere un po' di barra pettorale, qualcosa al fianco. Un po' di zebratura al petto e le due femmine però sono tutte spennacchiate anche loro. Il becco, come vedete, è un colore che varia appunto dall'arancio con un po' di sporcatura nera sopra. Vediamo, ve le faccio vedere un po' dall'alto. Eccole qua, sono dei bei soggetti, diciamo, ho raggiunto quello che volevo avere e anche se appunto ora non si capisce, però quando erano dei novelli appena usciti dal nido si vedeva che erano veramente belli e quindi ora ovviamente la testa non è come ce l'avranno perché gli manca mezzo piumaggio, però hanno una bella testa tonda e hanno anche una bella taglia rotonda. Ora ripeto, purtroppo è proprio il periodo più brutto per poterli giudicare. Ecco qua. E adesso vi farò vedere mentre li metto nella voliera. L'ho un po' preparata, anche se è da finire ovviamente di fare tutta, o almeno tutto il lavoro che voglio fare di restauro e renderla un pochino più carina. Ecco, ve li faccio vedere ora da vicino perché dopo, una volta dentro la voliera, li vedrete da lontano e probabilmente all'inizio staranno un po' per terra perché ovviamente nati così in gabbia non so quanto voleranno. Ecco, vedete i maschi? Per chi diciamo è un pochino più novizio nella cosa, come vedete i maschi si comincia a vederli perché cominciano a mettere la barratura. Ecco, e si capisce che sono dei maschi. Le femmine ovviamente non mettono nessun tipo di disegno. Come potete vedere la differenza fra il grigio e il grigio dorso chiaro. Viene chiamato dorso chiaro proprio perché è più chiaro rispetto al grigio. E loro comunque sono delle grigio dorso chiaro. Fosse bruno dorso chiaro, ovviamente avrebbe una sfumatura più brunastra. Ecco, adesso ve le farò vedere mentre entreranno in voliera. Ecco, ora sono dentro la voliera. Andrò ad aprire qui lo sportellino. E vediamo se escono. Eccoci. Ah! Una è già andata.
Un'altra. Vediamo se... Ah, non riesco a prenderli mentre escono. Ecco anche l'altra. Tutti bravissimi. Bravi, bravi, eccoli qua. Gli altri sono già volati. Sono veramente bravi, bravi, bravi. Ecco qua. Accanto al babbo. Ecco il babbo che diciamo non riconosce più sua figlia. È normalissimo. Ecco quest'altro è il dorso chiaro. La mamma bianca. Questi sono quelli che già c'erano in voliera. Qui ne è caduto uno, un maschio grigio. Forza. I maschi sono un po' più tontoloni. Ecco quest'altro. Ancora raggiungerà il fratello. Vai. Eccoli qua. E volano, volano. Ce la faranno anche loro. Un po' di minuti. Ecco, è volato. Vola anche il fratello. Quell'altro fratello. Benissimo, ci sono tutti. Bravi, bravi, bravi. Eccoli qua. È veramente una soddisfazione poi vederli volare in voliera. Ora si rinforzeranno, finiranno la muta. Gli ho messo ora le vitamine. Per una settimana avranno le vitamine nel beverino. Ora vengono ovviamente un po' cacciati dagli adulti, però insomma la voliera è grande. I soggetti non sono neanche tanti, quindi... È veramente difficile riprenderli con la videocamera mentre volano. Ok. Ecco anche quest'altro. Bene, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. E mi raccomando, attivate la campanellina sotto per essere avvisati per il nuovo video. E alla prossima!